L'autostrada A8, comunemente chiamata Autostrada dei Laghi, collega Milano a Varese, Como e Sesto Calende, raggiungendo quindi, come dice il nome, i laghi omonimi e il Maggiore. Oggi inizia in corrispondenza della congiunzione con l'autostrada 4 Torino-Trieste al quadrivio Fiorenza, ma in origine iniziava l'imbocco dell'odierno cavalcavia del Ghisallo. All'altezza di Lainate l'autostrada si dirama, a sinistra la 8 in direzione Varese, a destra la 9 in direzione Como-Svizzera. A Gallarate la 8 si collega con la A26 dei trafori tramite la diramazione A8-A26. L'autostrada termina appena oltre lo svincolo di Azzate-Buguggiate, dove inizia una superstrada di 4,5 km che arriva quasi al centro della città di Varese. L'idea di realizzare una via per sole automobili venne nel 1920 all'ingegner Piero Puricelli, conte di Lomnago, senatore del Regno d'Italia e imprenditore. Una strada diritta, a pedaggio per recuperare l'investimento che non doveva gravare sullo Stato, riservata al traffico veloce, niente carri, carrozze, biciclette, pedoni, per raggiungere velocemente le città di Como, Varese e Sesto Calende e quindi le zone turistiche dei laghi prealpini. Un'idea avveniristica, coraggiosa e lungimirante, considerato che gli autoveicoli in circolazione a quell'epoca superavano appena le 80.000 unità. Nel novembre del 1922 l'ingegner Puricelli fonda la società Anonima Autostrade e il 26 maggio 1923 a Lainate Mussolini, con il classico primo colpo di piccone, dà inizio ai lavori di costruzione della nuova arteria, come fu ricordato da un cippo commemorativo oggi disperso. Il primo tratto dell'autostrada da Milano a Varese fu completato in appena 15 mesi di lavoro e venne inaugurato il 21 settembre del 1924 dal re Vittorio Emanuele III e dall'ingegner Puricelli a bordo di una lancia tricappa torpedo, seguita da un lungo corteo di automobili. Era nata, a tempo di record, la prima autostrada d'Italia che fu anche la prima del mondo, con i suoi 40 km, 35 sovrapassi, 71 sottopassi, 17 caselli abitati dagli stessi casellanti che, fino al 1946, ebbero l'obbligo di vestire la divisa aziendale e di salutare militarmente ogni veicolo in transito. Fu una grandiosa anticipazione del futuro, come la definì non a torto Mussolini. Meno di un anno dopo, il 28 giugno 1925, fu inaugurato il tratto da Lainate a Como e nel 1925 quello da Gallarate a Sesto Calende. Il tratto Como-Chiasso verrà aperto il 10 settembre del 1960, completando così finalmente l'autolaghi. I lavori per la Milano-Varese costarono 90 milioni di lire. Lo Stato non spese nulla. La nuova autostrada era ad una sola corsia per senso di marcia e ad una sola carreggiata. Il percorso era per lo più rettilineo con poche curve molto morbide e con pendenze mai superiori al 3%. La pavimentazione era fatta con lastre di calcestruzzo ad alta resistenza di circa 20 cm di spessore, ricoperte da bitume. Nei primissimi anni l'autostrada chiudeva all'1 e riapriva alle 6. Il pedaggio della tratta Milano-Varese era di 9 lire per le moto,
12 lire per veicoli fino a 17 cavalli, 17 lire per veicoli tra i 17 e i 26 cavalli, 20 lire per i veicoli oltre i 26 cavalli e da 40 a 60 lire per gli autobus a seconda della lunghezza. Uno sconto del 20% veniva praticato per il biglietto di andata e ritorno. Nel 1926 si contarono 421.406 passaggi di veicoli, con una media giornaliera di 1.115 unità. Oggi la media di circa 100.000 transiti al giorno fanno dell'autostrada dei laghi una delle più trafficate autostrade italiane ed europee. Per celebrare il 90° anniversario della sua inaugurazione sono stati organizzati due eventi, una mostra storico-culturale presso il Museo Appenzeller di Bodio Lomnago, che ha la sua sede proprio nell'ex scuderie della villa, che fu la dimora dell'ingegner Puricelli, e il 21 settembre 2014 una sfilata di auto e moto d'epoca che da Milano a Varese ha ripercorso simbolicamente il corteo reale. Abbiamo allestito questa mostra con due aspetti diversi. Un aspetto vuole ricreare quella che fu l'atmosfera degli anni 20, quindi con un'esposizione di documenti, di oggetti, di vestiario, articoli per il divertimento, per la casa e così via, e in più una serie di modellini d'epoca molto interessanti che appartengono alla collezione privata di Paolo Gamba, anch'egli consigliere dell'Associazione delle Auto Storiche. Accanto a questa serie di oggetti abbiamo poi una rievocazione, una ricostruzione di quella che è stata l'evoluzione della grande villa nella quale visse l'ingegner Puricelli fino alla morte, avvenuta nel 1951, ma il cuore proprio della mostra è costituito da una serie di fotografie veramente interessanti che ripercorrono la costruzione dell'autostrada dal primo colpo di piccone fino all'inaugurazione. La celebrazione del compleanno dell'autostrada Milano-Varese, costruita nel 1924, parte da Piazza Lombardia a Milano e arriva a Varese in via Volta. È stato un evento meraviglioso, non ci aspettavamo un'affluenza di persone qui in Piazza Montegrappa, addirittura persone sui ponti autostradali, veramente un evento incredibile. Hanno partecipato dei veicoli anteguerra, 22 moto, la prima era del 1918, e 68 veicoli, 68 automobili. Quindi devo dire che un club come il nostro, un club come il CMAE, ha coronato veramente un sogno, perché è veramente la realizzazione di un evento importante, siamo veramente felici. Commissario Asi del Club Vans, lo accogliamo con un bel applauso, complimenti, e sì, ci ha raggiunto l'avvocato Jean-Jean Bradiluca, che è consigliere del Club Automoto Storico Varese. Avvocato Bradiluca, che bello vedere, noi sappiamo di come lei sia sempre molto vicino da consigliere del Club Vans, questa è una testimonianza di storia e di cultura di Varese. Sì, è una cosa veramente stupenda nel vedere questa manifestazione che rievoca non solo l'importanza di un'autostrada, ma anche dei mezzi che ricordano la storia dell'automobilismo. È affascinante vedere queste macchine che hanno percorso per prime l'autostrada più importante all'epoca del mondo, perché è la prima che è stata fatta al mondo. Grazie avvocato, resti qui vicino a noi, e ci ha raggiunto il
primo cittadino di Varese, l'avvocato Attilio Fontana. È una gioia da condividere, la storia, la cultura, la mobilità. La storia del nostro territorio. Noi dobbiamo avere l'onore di sapere che oltre che essere stati una grande provincia legata ai motori, siamo stati la prima provincia che ha avuto un'autostrada.